vediamo un po' di azioni, un po' di materie prime, un po' di oro e poi cos'altro potrei aggiungere al mio portafoglio? Ah sì, metto delle obbligazioni che mi permettono di avere una stabilità maggiore del mio portafoglio e meno volatilità. No, c'è qualcosa che non va. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarvi il perché le obbligazioni a lungo termine, in questo contesto economico, stanno dando dei ribassi veramente eccezionali. Rido per non piangere. All'interno del mio portafoglio ho deciso di inserire la parte obbligazionaria, ovviamente per bilanciare la parte azionaria, che ha una volatilità molto più grande da sempre rispetto alle obbligazioni, ai bond. L'ultima cosa che mi sarei aspettato è che da inizio anno il mio asset obbligazionario perdesse molto di più rispetto al mio asset azionario. In questo caso le parti sembrano invertite. Ma andiamo con calma. Prima di tutto vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per un prossimo video sulla fiducia, dato che questo è un video bellissimo, ed in più di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Detto questo, passiamo alla parte importante del video. Prima vi spiegherò che cosa sono le obbligazioni. Poi vi farò vedere il rendimento delle obbligazioni in ETF che ho scelto. L'obbligazione o bond è un titolo che conferisce all'investitore che lo compra il diritto a ricevere alla scadenza definita nel titolo il rimborso della somma versata e una remunerazione a titolo di interesse, che viene chiamata cedola. Ora sapete cosa sono le obbligazioni, andiamo subito a vedere l'ETF che ho scelto e il rendimento che mi ha dato in quest'ultimo anno. Ebbene, questa è stata la scelta che ho fatto 5 anni fa per quanto riguarda un ETF obbligazionario. Ho scelto l'X Tracker Eurozone Government Bond 25 più UCITS ETF 1C. Questo perché i costi erano del 0,15% annuo e la politica di distribuzione era di accumulazione. Sapevo che le dimensioni del fondo non erano grandissime e che la volatilità poteva essere alta, ma è aumentata con il tempo. La posizione solo lunga, che era quella che volevo. Ora vi voglio mostrare come siamo messi quest'anno. Un anno meno 32,58 di rendimento, inclusi i dividendi. Il 2022 è stato un anno veramente massacrante per quanto riguarda queste obbligazioni. Ho anche mediato, non so se ho fatto bene, onestamente. Adesso vi mostro il grafico in generale. Come potete vedere, se facciamo il massimo, sta tornando ai livelli del 2014, quasi 2015. Quindi siamo tornati indietro quasi di 10 anni con il suo valore. Molto probabilmente la corsa non è finita qui, perché il rialzo dei tassi di interessi continuerà nei prossimi mesi e a mio parere difficilmente i investitori continueranno ad entrare. L'avevo preso perché al suo interno aveva partecipazioni di diversi paesi europei e volevo diversificare: Francia, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e altri. Era soprattutto esposto sulla Francia. Non è stata forse la scelta giusta, all'epoca era la scelta giusta perché la volatilità non era così alta. E purtroppo non si è arrivata così, però ragionando sempre a lungo termine, non ho problemi. Ci vediamo tra 20 anni, come sempre. Bene, ora che avete visto che razza di batosta ho preso con le obbligazioni, ora provo a spiegarvi nel modo più facile possibile il perché le obbligazioni a lungo termine, solitamente in questo determinato momento storico-economico, tendono a ribassarsi in questa maniera. Durante le recessioni, le obbligazioni solitamente sono un porto semisicuro. Ma perché in questo momento non lo sono? Perché ancora non siamo entrati in una recessione e il mercato sta combattendo, sta facendo di tutto per non entrarci. E come sta accadendo questo? Sta accadendo con il rialzo dei tassi di interesse, attuato dalle banche centrali d'America, ma anche in questo momento in Europa. Questo serve per ridurre la liquidità in circolazione e quindi allo stesso tempo provare a diminuire l'inflazione che sta massacrando letteralmente il mondo. E quindi diminuire l'inflazione che si è creata in questi 3 anni, proprio durante la pandemia, grazie allo stampaggio di denaro eccessivo. In parole povere si cerca di porre fine a un'espansione monetaria diminuendo il denaro in circolazione, facendo tornare l'inflazione al 2%. Il 2% è la percentuale esatta in cui le banche centrali vogliono che l'inflazione sia presente all'interno di uno Stato. Ma ora, facendovi un esempio facilissimo, tenterò di spiegarvi il perché queste azioni a lungo termine stanno scendendo e scendono praticamente sempre con il rialzo dei tassi. Ebbene, compriamo delle obbligazioni da 100 dollari, con una cedola a fine dell'anno dell'1%. Alla fine dell'anno, se il suo valore rimarrà uguale, sarà di 101%. Se però al valore di queste obbligazioni vengono alzati i tassi proprio in quel determinato momento,
ad esempio, si alzano i tassi dell'1,5%, il suo valore non sarà più 101, ma sarà 99,5. Perché sarà 99,5? Semplicemente perché 100, che era il valore dell'obbligazione, meno l'1,5% dei tassi di interesse, che fa 98,5%, aggiungiamo l'1% di cedola e farà 99,5%. Per cui chi ha investito in un'obbligazione a lungo termine che dava l'1% si troverà in perdita. Sta di fatto che più la situazione continuerà, più il rialzo dei tassi sarà forte, più il valore diminuirà delle obbligazioni. Al contrario invece, gli investitori in questo momento del rialzo dei tassi, se proprio devono investire in obbligazioni, sceglieranno obbligazioni a breve termine. Questo perché le obbligazioni a breve termine sono meno influenzate dal rialzo dei tassi, hanno un prezzo sicuramente più basso e una cedola molto più alta. Anche in questo caso farò un esempio molto semplice. Un'obbligazione a breve termine, ad esempio del valore di 98,5, con una cedola del 4% alla fine dell'anno e a scadenza, può sicuramente contrastare un tasso di interesse dell'1,5%. Di fatto 98,5 meno 1,5% fa 97,5. Se a questo aggiungiamo il 4% che ci daranno al termine della scadenza dell'obbligazione, possiamo capire che il suo valore finale sarà più alto anche se c'è stato un rialzo di tassi di interesse. Ovviamente dobbiamo sempre scremare e analizzare tutte le obbligazioni a breve termine, ma in ogni caso questi sono esempi perfetti per mostrarvi il perché in questo determinato istante le obbligazioni a lungo termine stanno scendendo vertiginosamente, perché nessun investitore vuole ovviamente erodere il proprio capitale entrandoci, mentre quelle a breve termine stanno reggendo. Ci sarebbe molto altro da spiegare sulle obbligazioni. Ad esempio, quando la curva dei rendimenti delle obbligazioni a lungo termine e quelle a breve termine è piatta, questo è sinonimo di una crisi imminente, la maggior parte delle volte. Ma questo è un altro discorso e se volete fare un altro video, scrivetelo pure nei commenti. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi ribassi delle obbligazioni, se state perdendo e se avete investito in obbligazioni di lungo o di breve termine. Grazie ancora per la visione del video e alla prossima da Michele. Ciao!